3, 2, 1, go! Aspetta. Ciao Stefano, buongiorno. Cluster Scienze della Vita è tra le ultime business unit del Polo Tecnologico Alto Adriatico, ma certamente un asse di sviluppo totalmente sfidante. Tu sei tra gli ultimi amici che hanno voluto entrare nella compagine del Polo. Ricordaci che cosa è successo nel 2022, che risultati sono stati portati avanti col tuo ultimo balzo. Tu sei entrato in dicembre, ma ci interessa molto di più che cosa vuoi combinare nel 2023, perché gli obiettivi che la regione, che il nostro consiglio di amministrazione, che io ho sul cluster Scienze della Vita sono certamente molto molto sfidanti. Prego. Grazie Franco, benissimo. Io sono Stefano De Monte, sono cluster manager appunto del cluster Scienze della Vita e nel 2022 il cluster è stato parecchio attivo, soprattutto nelle sue attività istituzionali tradizionali, innanzitutto con una serie molteplice di incontri istituzionali su aziende, università, aziende sanitarie, IRCCS in tutta la regione. Inoltre è stato attivo anche in attività di scouting tecnologico, visitando, partecipando a una serie di attività all'estero, dall'Università di Tubinga, all'Università di Lubiana, piuttosto che altre manifestazioni in giro per il mondo, oltre che una presenza molto attiva per incontri con aziende italiane di eccellenza, proprio alla fine di fare uno scouting tecnologico e portare in regione il meglio che c'è delle tecnologie del nostro settore. Poi abbiamo fatto una serie di attività anche con i cluster tecnologici nazionali, sono Alisei e Smile, ricordo, e è stata fatta ad Udine in particolare a settembre un importante evento internazionale sullo Smart Living Environment for Active Aging, e questo ha concentrato una serie di attori qui in regione, organizzati da noi come Polo e Cluster. E in quest'ambito della collaborazione con i cluster nazionali abbiamo una fortissima collaborazione anche con il cluster Smile e siamo anche parte attiva di un progetto europeo denominato Dante, in cui proprio l'ente gestore è parte attiva del progetto attraverso le sue business unit di startup e sostenibilità. Abbiamo fatto una serie appunto di interventi sul Smart Living Environment for Active Aging, proprio conoscitivi del settore. Siamo 2023. L'obiettivo è crescita. Innanzitutto bisogna proseguire e incrementare tutte le attività del 2022. Abbiamo in programmazione, siamo già partiti per attivare una piattaforma online per registrare, monitorare e assistere tutti gli stakeholder del cluster. E faremo quindi una mappatura aggiornata delle aziende e l'analisi del comparto, usando anche strumenti di innovation intelligence. Abbiamo in costituzione un comitato tecnico-scientifico del cluster, dove coinvolgere in maniera proattiva tutti i nostri stakeholder. E infine stiamo stendendo un piano strategico operativo triennale con l'obiettivo di crescita. In quest'ambito sarà importante sviluppare ulteriori partenariati di innovazione, ricerca e impresa attraverso collaborazioni di vario genere per la promozione dei risultati e per aiutare le imprese, ma anche gli istituti accademici a partecipare a una serie di bandi regionali. Stiamo attivando la partecipazione alla rete europea delle regioni sulla base di strategie di specializzazione intelligente, in modo tale di entrare in un certo sistema per attivare conseguentemente un insieme di importanti progetti europei nel quale il cluster vuole essere parte attiva e portare qui quindi tutta una serie di conoscenze e di partnership molto importanti per tutto il tessuto. E infine la regione riconosce che il settore della scienza della vita è molto importante e quest'anno il cluster sarà chiamato a supportare gli interventi della regione con attività di attrazione degli investimenti e sostegno di startup innovative, progetti di ricerca e sviluppo e innovazione nei settori di scienza della vita. Quindi
molte attività per poter crescere ed essere molto più presenti sul territorio. Saremo sani, attivi, grazie a te, grazie al cluster, grazie al polo, e lunga vita sana a tutti, ma soprattutto qua in regione dove noi ci siamo concentrati. Grazie Stefano. Grazie Franco.